Eccoci qui con un nuovo video, un video tag in collaborazione con un altro canale presente qui su YouTube. Si tratta di Lady Vermilion. Vi lascio i link del canale, di tutto, e così potete conoscerla. Video tag, mi piacciono tanto i video tag. Questo ancora non l'avevo fatto qui sul canale. Si tratta del mio amico peloso. Parliamo di Cesare il gatto. Chi mi segue su Facebook sicuramente conoscerà Cesare. Chi mi segue anche qua sul canale sicuramente avrà visto la mia rubrica I consigli di Cesare il gatto, e è il mio gattone, come sapete, il mio micione è adorato. Ma partiamo subito con il video tag, che è meglio. Allora, io innanzitutto mi scuso, ma vedrete guardare da questa parte perché ho il PC e leggo le domande. Quindi bando alle ciance, partiamo. Allora, come si chiama? Il mio gatto si chiama Cesare, o Cesare il gatto, o per gli amici, professionalmente Cesare il gatto. Poi, che animale è e di che razza è? È un micione, un gattone, è una razza meticcia, non è di razza, è un gattone. Poi, da quanto tempo ce l'hai? Cesare è con me da ben 11 anni, e non sembra perché è bello sveglio, attivo, vivo, allegro, ma in realtà è un gattone di ben 11 anni. Poi, come l'hai avuto? Cesare è il figlio dell'altro mio gatto, di Lucy, che lei ha 14 anni, e diciamo che una volta che Lucy ha fatto la cucciolata, con noi ne sono rimasti altri due, che sono Cesare e Nerina, entrambi di appunto 11 anni. Poi, quanti anni ha? In realtà l'abbiamo già detto, ha 11 anni. Tra l'altro ha 11 anni e lui compie gli anni a febbraio, se non sbaglio il 13, sì, 13 febbraio, 2 giorni prima del mio compleanno, quindi siamo anche vicini di compleanno, facciamo compleanno insieme. Allora, racconta qualche sua stranezza. Cesare ha tantissime stranezze. Lui di solito verso mezzogiorno comincia a correre come un matto per casa, fa avanti e indietro, rincorrendo gli altri due, appunto facendosi rincorrere da Cesare e sì, da Nerina o da Lucy o viceversa. Di solito diciamo che è Lucy che rincorre Cesare e Nerina rincorre Lucy, macello, perché poi tu devi cercare di scavalcare i gatti mentre si azzuffano, corrono, giocano, e l'ora di punta è mezzogiorno, diventa veramente complicato a volte perché devi camminare per casa scavalcando i gatti, che insomma è un macello. Comunque, altre stranezze di Cesare che miagola sempre. Io dico sempre che Cesare parla, perché lui miagola veramente tutto il giorno, miagola per qualsiasi cosa. Ti vede al mattino e miagola, secondo me lo fa anche come forma di saluto. Tipo, quando entro magari in casa gli dico ciao Cece e lui miau, miau. Cioè, secondo me parla, è un gatto parlante Cesare. Poi, che cosa significa per te il rapporto con lui? Cesare è veramente il mio gattone, il mio amore, e lo adoro. Cioè, non lo so, non potrei mai stare senza di lui. Prima dell'arrivo di Cesare, di Lucy e di Nerina, avevo un cane, siamo cresciuti assieme, veramente eravamo inseparabili, e poi purtroppo era troppo anziano e non ce l'ha fatta, però sono molto legata agli animali, io amo gli animali, sono fanatica degli animali, li adoro. E diciamo che Cece è venuto dopo, ma ha un posto speciale nel mio cuore, l'ha conquistato. Poi, quali sono i momenti più belli con lui? Tutti, non c'è un momento particolare. Cesare è un gatto estremamente dolce, coccoloso, ama farsi accarezzare, ama le coccole, ama il cibo, tanto cibo, ma ama soprattutto l'affetto. Gli piace essere al centro dell'attenzione. Lui ti cerca, ha bisogno di coccole, ha bisogno di affetto, ha bisogno del contatto fisico. È un micione dolcissimo, di una tenerezza veramente infinita. Ogni tanto ti guarda con due occhioni che, se avesse il dono della parola, direbbe un sacco di cose dolci, sicuramente. Poi, che soprannomi ha? Un sacco di soprannomi. Cesare il gatto, Cece, Cecione, Micione, Topone. Topone lo chiamo sempre. Il mio micio macio. Ogni tanto lo chiamo il mio micio macio. E il mio gattone. Micio, micio e micio. Ma principalmente Cece e Cesare il gatto. Poi,
Poi. Quali sono le parole che riconosce? Beh, innanzitutto Cece Pappa. Cece Pappa è proprio la frase per eccellenza, ovvero il momento in cui tu versi il cibo nella ciotola, successivamente dici Cece Pappa e lui parte con una scheggia, si fionda verso la ciotola e comincia a mangiare come se non ci fosse domani. Quella è la frase proprio top. Poi c'è la frase chi è il mio micione bello e lui si mette tutto così, oh, a pancia all'aria per bere le coccole. Sono principalmente le due frasi che riconosci di più e basta, sono queste due. Io vi ringrazio per aver visto questo straveloce video. Cesare si scusa per non essere qui presente con noi oggi, ma come sapete è un gatto estremamente impegnato e aveva delle cose da fare, tipo mangiare e dormire, lo so, la vita dura, molto dura. Vabbè, a parte gli scherzi. Non sono riuscita a girare il video con Cesare qui presente oggi perché siamo in due posti differenti in questo preciso istante, quindi non riusciamo a essere assieme. E comunque vi lascio un paio di foto così potete guardarlo se ancora non l'avete visto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Lady Vermilion, iscrivetevi un po' ovunque, io vi lascio tutti i link qui sotto che possono essere utili e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!